Il cantante papà dell'influencer che sta aspettando il suo primo figlio si lascia andare a un momento di pura emozione durante il concerto all'Arena di Verona. È passato solo un giorno da quando Aurora Ramazzotti ha confermato i rumors sulla sua gravidanza. Sì, sono incinta, rivelava. Infatti, l'influencer 27enne nell'ironico video che ha pubblicato su Instagram per far sapere a tutti che sarà presto mamma. E dopo le parole di mamma Michelle, non è passato molto prima che anche suo papà Eros le facesse una dolcissima dedica durante il suo ultimo concerto all'Arena di Verona. Il cantante, infatti, tra un successo e l'altro, ha deciso di dedicare un momento del suo show a sua figlia Aurora, presente tra il pubblico, e che presto lo farà diventare nonno all'età di soli 58 anni. Durante l'esibizione sul suo grande successo Un'emozione per sempre, Eros ha smesso di cantare per urlare a sua figlia presente in platea un forte ti amo e poi ha riservato alla sua primogenita una dolcissima dedica che ha commosso tutti i presenti. Mi fai diventare nonno. Lo voglio sul palco a cantare con me, che sia maschio, che sia femmina. L'importante è che stia bene e che venga in un mondo migliore. Grazie Auri. Ti amo. Sono queste le parole di Eros rivolte a sua figlia Aurora che lo renderà nonno a breve e che non ha potuto trattenere l'emozione all'ascolto delle parole del papà. Un momento dolcissimo che è stato immortalato da Giulia De Lellis, seduta al fianco della sua amica Aurora nella platea dell'Arena di Verona. Inquadrata. L'aspirante conduttrice e fidanzata di Goffredo Cerza era emozionatissima sia dalle parole del papà sia da un'arena intera che intonava, a memoria, la canzone che proprio suo padre, quando era in attesa di lei, le ha dedicato, l'Aurora.